Ciao fans della WWE, io sono Maxi Zosso 92 e oggi non recensirò per voi nessun pay-per-view. Per fortuna. Infatti oggi parleremo di WWE 2K15. Prima di iniziare ci tengo a dire che io non so un cacchio di videogiochi, quindi non prendete questo video come oro colato, è semplicemente l'opinione di un ragazzo che ogni anno compra i videogiochi della WWE. Se volete delle vere recensioni su WWE 2K15, vi consiglio quelle fatte sui siti Tutto Wrestling e Wrestling Italia, perché sono state fatte da appassionati di wrestling e non da gamer, tra molte file di virgolette, che avrebbero analizzato il videogioco come se fosse un qualsiasi altro gioco, non potendo capire e apprezzare certe cose. Trovate i link come al solito qua sotto nelle descrizioni di questo video. Ma iniziamo a parlare di questo WWE 2K15, il primo capitolo su Next Gen, motherfucker! No, non parleremo delle versioni per PlayStation 3 e Xbox 360. E no. Non me la prendo se per quelle console è uguale a WWE 2K14, anzi mi diverto a vedere gli indignati. Ma almeno il gameplay potevano farlo uguale nella versione per old gen. Ma porca di una puttana, già per le caratteristiche delle console non si poteva superare un certo limite di qualità. Poi sapete cos'è il marketing? È logico pensare che la versione per Next Gen sarebbe stata la più bella. Vuoi la carriera, la grafica migliorata e il nuovo gameplay? Bene, entra nella Next Gen, bitch! Non puoi entrarci o non vuoi entrarci perché pensi che le multinazionali non devono avere i tuoi soldi? Bene ugualmente, accontentati delle versioni per PS3 e Xbox 360, vivrai bene ugualmente e ti prego smettila di rompere i coglioni. Scusate per questo mio sclero. Iniziamo con i pro di questo WWE 2K15. Al primo posto metto senza ombra di dubbio il nuovo gameplay. Lo adoro e forse sì, probabilmente sto esagerando, ma lo reputo il miglior gameplay per un gioco WWE di sempre. Molto più simulativo piuttosto che picchiaduro, perché alla fine è questo che è WWE 2K15, un simulatore di wrestling. Inizialmente il minigioco delle prese che c'è ad ogni incontro può disorientare, ma basta prenderci la mano, alla fine una specie di sasso carta forbice. E poi tante piccole perle negli incontri. Il ritorno della stamina impedirà match composti solamente da mosse in corsa. Se si è vicini alle corde ci si appoggerà ad esse per rialzarsi dal tappeto. Più saremo danneggiati e più sarà difficile per noi correre o salire sulla terza corda. Se controlleremo atleti particolarmente pesanti sarà possibile per noi salire solamente sulla seconda corda, evitando così di sfracellarci al tappeto con manovre suicida dalla terza corda. Quando si prova a rialzarsi al centro del ring, è abbastanza lente, ci si mette in ginocchio e l'avversario può anche colpirci con degli schiaffi al volto o con dei calci. E i crolli dovuti alla stanchezza, anche dopo una mossa finale eseguita da noi, che porterà così a quello che io chiamo lo schienamento di disperazione. Tutto molto più scenico nel tentativo di ricreare certi momenti visti negli incontri che guardiamo spesso in televisione. Un'altra modalità che mi sento di promuovere a pieni voti è la WWE 2K Showcase Mode. Da ormai 2 anni a questa parte la 2K sta cercando di diventare un insegnante di storia per farci rivivere i fasti del passato. In WWE 13 si riviveva l'Attitude Era, in WWE 2K14 si riviveva la storia di WrestleMania e qui in WWE 2K15 si rivivono due tra le faide più famose e più apprezzate di sempre. Triple H contro Shawn Michaels per il passato e CM Punk contro John Cena per il presente. Come ogni anno le storie sono riprodotte fedelmente, non ci sono così grossi svarioni durante la storia, per esempio match che non ci sono mai stati o verdetti completamente diversi dalla realtà. Anche la scelta delle due storyline mi piace molto. Con Triple H contro Shawn Michaels si è potuto parlare non solo della Ruthless Aggression, ma anche del loro passato nella DX, quindi nell'Attitude Era. Mentre John Cena contro CM Punk è forse una delle storyline più apprezzate dal pubblico di internet per merito della pipe bomb dello Straight Edge. E anche questa, come la faida tra Triple H e Shawn Michaels, ci ha offerto incontri che passeranno alla storia, uno su tutti, il match di Money in the Bank 2011. E ora passiamo ai contro, gli aspetti negativi di WWE 2K15. In primo luogo i vari tagli rispetto al precedente capitolo. Un roster privato di molte leggende e superstars attuali già presenti in precedenti capitoli come Edge, Christian, Macho Man Randy Savage, Sin Cara, Zack Ryder e una su tutte, l'ex campionessa delle Divas, Paige, presente solo nel Season Pass. Poi wrestler come i 3 membri dello Shield che indossano ancora l'attire della defunta Stable. Certo, possiamo aggiornare i costumi di ogni atleta presente nel gioco, ma delle creazioni ne parleremo più avanti. E come non parlare delle stipulazioni speciali? Assenti l'Inferno Match, lo Special Referee Match, nonostante nella storia tra Triple H e Shawn Michaels ci sia uno Special Referee Match, il First Blood Match e soprattutto l'I Quit Match. E se qualcuno mi spiega la differenza tra Extreme Rules, No Holds Barred e False Count Anywhere, gli faccio una statua. Mamma mia, che carognata ripetere per 3 volte la
la stessa stipulazione, spacciandoli per tre incontri completamente diversi. Ma forse lo smacco totale è la castrazione totale dei match a più persone. Non preoccupatevi, non mancano i soliti Royal Rumble, Money in the Bank o The Elimination Chamber. Ma i triple threat a stipulazioni speciali saranno limitati solamente ad Extreme Rules ed Hell in a Cell. E stessa cosa per i Fatal 4-Way. Questo significa niente ladder match a coppie, niente Fatal 4-Way tables match e così via. Ho nominato la modalità creazioni, vero? È il nulla! Nessuna possibilità di creare un titolo, un'arena, una mossa, una diva o di inserire musiche personalizzate nelle varie entrate. Non c'è bisogno che vi spieghi perché tutto questo è inaccettabile su Next Gen, vero? Poi solamente 25 slot per le superstar create, è davvero castrato questo gioco. E infine la modalità che più mi ha deluso, perché era una delle cose che io più attendevo, la My Career Mode. È dannatamente ripetitiva. Troppi match senza un vero e proprio sbocco, perché come nella realtà il team creativo non ha piani per te. Il che è terribile, perché ormai tu ti sei allenato e sei un personaggio ormai affermato, sei forte, ma ogni settimana dovrai andare contro i fandango di turno. Questo rende veramente ripetitivi e noiosi i vari incontri. Poi si parlava di una vera e propria interazione con i fan del tuo personaggio, come per esempio i follower con Twitter, ma sono inutili perché alla fine è un semplice numero che aumenta pian piano che si va avanti nella carriera. E anche le valutazioni al termine dei nostri incontri sono fatte col culo. Come ho detto poco fa, ci toccherà sempre andare contro Jobber perché il team creativo non sa che farci fare. Jobber che potremmo distruggere in pochi minuti, ma la valutazione sarà sempre minimo 3 stelle. E infine su internet corrono strane voci che affermano che una volta vinto il titolo mondiale con la nostra superstar creata, la carriera terminerà. Ma questo purtroppo non posso confermarvelo perché questa modalità mi ha preso a tal punto che l'ho già abbandonata. Spero solo che, come la modalità General Manager su PlayStation 2, il primo anno sia solamente un esperimento per poi tornare migliorata e aggiornata l'anno dopo. Questo era WWE 2K15. Concentriamoci sulla domanda presente nel titolo del video. WWE 2K15 ha rispettato le aspettative? Assolutamente no, ma non per questo lo reputo un brutto gioco della WWE. Come ho detto, adoro il nuovo gameplay e già solamente questo basterà per tenermi incollato alla console per altri mesi, grazie anche agli incontri online. Non è un flop come ne abbiamo già visti in passato, ma nemmeno il capolavoro che la 2K sperava di venderci. Sembra quasi che questa cosiddetta rivoluzione nei videogiochi della WWE, che sarebbe dovuta arrivare inizialmente con WWE 12, non arrivi mai. Anzi, forse l'abbiamo avuta con WWE 13, capitolo davvero meritevole per PlayStation 3 e Xbox 360. Questo WWE 2K15 partiva a carico con il nuovo gameplay pronto a sfondare nella next gen, ma ci ritroviamo un gioco, sì, bello quando dobbiamo combattere, ma limitato in tutto il resto. Speriamo che l'anno prossimo la 2K sopperisca le gravi mancanze di stipulazioni e modalità che per quest'anno sono state veramente un colpo basso. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo WWE 2K15 e per quale console l'avete comprato, sempre se l'avete comprato. Perché alla fine mi sento di consigliare questo videogioco solamente ai super appassionati della WWE. Perché chi della WWE può fare a meno, potrà fare benissimo a meno anche del videogioco di quest'anno. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.